Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Nel video della scorsa settimana sulle fondamenta del dungeon abbiamo visto quanto sia fondamentale lasciare che i giocatori facciano le loro scelte, anche se queste scelte andranno poi a complicare il vostro lavoro come master nell'organizzazione della campagna. Ovviamente rendere le cose più difficili per voi vuol dire che dovrete perdere più tempo e dovrete impegnarvi di più per far tornare il senso logico degli archi narrativi in base alle nuove scelte che i giocatori avranno fatto e che voi non avevate previsto. Però, dato che, come si è detto, non potete mai intervenire sulle scelte dei giocatori, no, non potete. Questa settimana andiamo a vedere come potervi salvare la vita e riorganizzare le cose nel caso le libere scelte dei giocatori vi abbiano preso in contropiede. Cominciamo a dire che per quanto voi possiate essere preparati e bravi a improvvisare, il rischio di farsi prendere in contropiede ai giocatori esiste sempre. È qualcosa di intrinseco all'arte del masteraggio. Sicuramente con l'esperienza, con la pratica, aumentando le vostre conoscenze del sistema di gioco e le vostre conoscenze sulla gestione del party, il rischio si riduce e le volte in cui sarete presi in contropiede si riducono a loro volta. Ma prima o poi succederà, succede a tutti, succede sempre. Se non potete quindi evitare di essere presi in contropiede, ci sono però delle tecniche che potete usare per evitare di rimanere totalmente bloccati quando questo succederà. La cosa migliore è pianificare in anticipo. Sì, lo so, potrebbe sembrare un controsenso. Dopotutto voi non potete prevedere l'inaspettato, quindi come fate a pianificare in anticipo per cose che non vi aspettate? Il fatto però è che normalmente le scelte inaspettate da parte dei giocatori possono avvenire solo in alcuni precisi momenti della quest, non possono avvenire improvvisamente. Di conseguenza, anche se voi non sapete cosa faranno i giocatori, potete aspettarvi ragionevolmente con sicurezza quando arriverà il momento in cui loro faranno qualcosa che voi potreste non aver previsto. Dato che siete voi come master a pianificare la campagna, siete voi stesso a pianificare quando saranno questi momenti in cui i giocatori verranno chiamati a prendere delle scelte difficili. I personaggi, una volta incontrato il cattivo e sentito le sue argomentazioni, potrebbero decidere che ha ragione o che comunque a loro conviene allearsi con lui. Questo però lo potranno fare solo dopo che avranno incontrato il cattivo, che sarà il boss alla fine del dungeon. Non lo faranno sicuramente in mezzo a un corridoio a caso, mentre i minion gli stanno sparando contro. Dato che siete voi a aver pianificato l'andamento della quest, vi conviene mettere sempre queste situazioni di possibile cambiamento delle carte in tavola verso la fine di quello che prevedete essere il tempo di gioco della sessione. Organizzando correttamente i tempi e spostando questi eventi in fondo alla sessione, o magari verso l'avvicinarsi di una pausa, se quando giocate fate delle pause intermedie, non lo so, magari vi trovate il pomeriggio e a un certo punto vi interrompete per la cena e poi ricominciate dopo. Comunque, spostando questi eventi verso la fine della giocata, avrete proprio materialmente meno cose da dover improvvisare, o magari potreste anche finire la sessione in quel punto con un cliffhanger e intanto avrete tutta la settimana, o comunque fino a quando non dovrete masterare la prossima sessione, per riflettere nei dettagli cosa comporterà il cambiamento apportato ai giocatori. Oltretutto, avere una pausa drammatica verso la fine della sessione aumenterà molto la rilevanza e quindi la possibilità che i giocatori se la ricordino anche nei dettagli tempo che dovranno giocare la prossima volta. Senza contare che
i giocatori avranno avuto anche tutto il tempo della sessione per il processo di immedesimazione nei loro personaggi e per riprendere la mano con quelle che sono le regole e la natura del mondo. Ricordate anche sempre che, per quanto possa essere sbalorditiva e drammatica la scelta del party, sia loro che il mondo di gioco avranno bisogno di tempo affinché questa scelta si diffonda, anche solo che la conoscenza di questa scelta da parte del party si diffonda attraverso il mondo di gioco. Quando il vostro party di supereroi deciderà di abbandonare la via della giustizia per diventare un gruppo di supercriminali, il mondo di gioco non saprà questa cosa fino a quando i supereroi non commetteranno effettivamente un crimine. E anche a quel punto passerà tempo prima che vengano identificati, che si capisca che siano proprio loro i nuovi supercriminali, e anche nel caso ci vorrà tempo perché questa notizia si diffonda, e non è necessariamente detto che la gente poi ci creda davvero che loro sono diventati malvagi. Sfruttate questi, che sarebbero i normali tempi di reazione dell'ambientazione, per prendervi il tempo di riflettere su come le cose dovranno cambiare e quali cambiamenti devono fare. Questi ipotetici tempi morti o tempi in cui in realtà la situazione non si sta variando potrebbero apparentemente sembrare qualcosa di negativo, ma in realtà nella pratica aumentano la verosimiglianza del mondo di gioco. Quando il party di avventurieri di ritorno dal dungeon, invece di andare a vendere i tesori al mercato, decide di assaltare il villaggio, è perfettamente normale che il villaggio non abbia alcun piano di difesa in atto contro di loro, semplicemente perché neanche loro sapevano della scelta. Quindi no, non serve che voi scriviate una quest o degli incontri per far attaccare il villaggio agli avventurieri. Arriveranno tre guardie del tutto impreparate che saranno probabilmente uccise in pochi round, perché questo è quello che succederebbe verosimilmente in quella situazione. Le stesse autorità ci metteranno giorni, se non settimane, a scoprire che il villaggio è stato attaccato, a riunirsi, a discutere tra di loro e organizzare una difesa adeguata da un gruppo di avventurieri che si è dato alla via della violenza. Allo stesso modo, i personaggi avranno bisogno comunque anche loro di tempo per adattarsi alla nuova situazione, e di conseguenza anche i loro giocatori probabilmente avranno dei vantaggi se ve la prendete più comoda in queste situazioni. I personaggi dovranno imparare ad adattarsi a quali sono i loro nuovi alleati, a scoprire come i loro precedenti alleati hanno reagito, anche in questo caso ammettendo che i loro vecchi alleati abbiano reagito in qualche modo, che i personaggi abbiano preso una scelta che va contro gli interessi del loro precedente mecenate, non è detto che il mecenate lo sappia, quindi magari continuerà ancora a dargli missioni o a pagargli per fare dei lavori fino a quando non lo scoprirà anche lui. Sono quest che avete già preparato che potete continuare a fare. E se i giocatori sono furbi, probabilmente accetteranno di farle anche solo per le ricompense. In casi come questo, vi basterà quindi semplicemente rallentare il flusso della narrazione, magari diluire le quest che stavate già portando a termine, e darvi il tempo di adeguarvi alla nuova situazione, mentre lodate ai giocatori di adeguarsi anche a loro alla loro stessa scelta. In ultimo, nulla vi vieta di prendersi una pausa, mandare fuori i giocatori a fumare o quello che è, e prendervi un attimo per riorganizzare le idee e decidere cosa fare. Molti master vedono il prendersi una pausa, comunque interrompere il gioco, come una specie di fallimento. In realtà è un comportamento perfettamente legittimo, il vostro party non può pretendere che voi siate infallibili. No, nonostante quello che raccontate al party, voi non siete infallibili. Molto probabilmente vi basteranno pochi minuti. Riguardatevi gli appunti che avete preso su quello che va a succedere in campagna, riguardatevi quello che sapete sui PNG e su quali saranno gli eventi futuri della linea narrativa, e molto probabilmente riuscirete a trovare quasi immediatamente qual è
la linea d'azione più coerente con quello che è il mondo di gioco che avete messo in piedi. Abbiamo già parlato in un vecchio video, ve lo lascio linkato qua sopra, il fatto che i PNG dovrebbero avere sempre delle motivazioni che giustificano le loro azioni. Sfruttate quelle per decidere come reagiranno alla scelta improvvisa del party. Va detto però che fare una pausa durante un gioco causa un interrompimento del flusso narrativo e potrebbe sia deconcentrare che infastidire gli altri membri del tavolo. Come detto, voi non potete essere infallibili, quindi è legittimo che vi prendiate una pausa se serve. Il fatto però è che non dovete mai abusare di questa tecnica. Se una volta ogni 2-3 sessioni chiedete una pausa ai 10 minuti per riorganizzare gli appunti, va bene. Se dovete fermare il gioco 3 volte ogni sessione perché non sapete come andare avanti, quello probabilmente non vuol dire che i giocatori fanno scelte inaspettate, ma che siete voi che avete fatto qualche errore quando avete stilato la linea narrativa della campagna, ammettendo che ne abbiate stilata una. Diciamo che per questo video è tutto, ovviamente non esaurisce tutti i metodi che ci sono per gestire queste situazioni, però diciamo che se siete dei principianti, questo vi dà già una buona base di partenza su quelle che sono le situazioni più comuni. Ovviamente mi piacerebbe sapere da voi quali sono i metodi che voi utilizzate, soprattutto i master con un po' di esperienza in più, che so che ci sono perché leggo i commenti, quindi scrivete anche voi quali sono i vostri metodi di gestione dell'inaspettato preferiti, in modo che i neofiti abbiano qualcos'altro a leggere. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.